Troppe sono le volte in cui, appunto, nelle interviste il falso autore di turno sembra polemico, però insomma è un nome che indica, diciamo, un vizio di forma in qualche modo. Appunto, come dire, annuncia di aver voluto significare questo con la musica di quella canzone, annuncia di aver voluto significare quest'altro col testo, poi vai a vedere, la musica non l'ha scritta lui, il testo l'ha scritto un altro, tutto che ha voluto significare fondamentalmente niente. Hai trovato questa idea, se c'è stato uno spunto, un momento in cui hai deciso di parlare di questo argomento? Perché? L'idea è venuta perché appunto nasce dalla passione che una persona nutre per la musica, considerata diciamo come unico grande mare magnum, quindi senza distinzioni tra generi, che sono opportune, però diciamo mi risultava in qualche modo necessario il trattare la forma canzone, forma musicale specifica, spesso ci dimentichiamo di questo, per una forma musicale, così come trattiamo tante altre forme musicali genericamente, diciamo, consuetudinariamente considerate più altolocate, appunto come dicevo prima, la sinfonia, il quartetto, l'opera lirica, eccetera. Quindi perché dire la musica di Mozart e poi non fare lo stesso nel mondo del pop, anche in buona parte del rock? Ti volevo chiedere se ci fai degli esempi, cioè se ci fai, nel libro ci sono tanti, ora però stai telefonando, senti al lupo, a sapore di sale, all'inizio ti racconti che hai fatto un sondaggio su Facebook chiedendo di chi stai telefonando, io avrei risposto di Mina, lo so che non l'ha scritta Mina, ma... Però è di Mina, capito? Lo so che non l'ha scritta Mina, però non so chi l'ha scritta. E per me è di Mina. Secondo me è Costanzo. No. Costanzo, il testo, ma la musica? Di chi è la musica che si è telefonando? È di un grandissimo e non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno. E la cosa, ecco, questo è indicativo, ora lo svegliamo. Però è indicativa questa cosa, perché se persino lui, che è con la L, la U e la I maiuscole, è un gigante, un dinosauro della musica, non viene, come dire, menzionato, non si sa che sia appunto l'autore di Si è telefonato, come tanti altri brani, figuriamoci tutti gli altri. L'autore di Si è telefonando è... Ennio Morricone. Ennio Morricone. Altri esempi sono fondamentalmente tantissimi, sia in ambito nazionale che in ambito internazionale. In ambito internazionale veramente siamo... partiamo da un nome, voglio dire, il re del pop, allora, Michael Jackson. Quando noi parliamo di Michael Jackson, parliamo della musica di Michael Jackson, è tutta la musica di Quincy Jones, è stato il più grande produttore di quegli anni, è stato l'autore di tutte le musiche che sentiamo. Michael Jackson era grande interprete, per carità di Dio, senza un interprete del genere quei brani probabilmente non sarebbero arrivati neanche dietro lo svincolo di Dallas. Il brano che vinse Sanremo 1991, Disperato, lo ricordate Disperato? Marco Masini, sì. È una cosa tremenda, no? Uno si suicida praticamente. Quando uno va sulla pagina Wikipedia di Disperato, il nome di Dato Parisini, che è il reale autore, cioè è l'autore di quella canzone, non compare da nessuna parte. Qui da noi è molto più in disuso questa pratica di citare, appunto, o comunque di mandare avanti, anche perché, fondamentalmente, non so se ne abbiamo parlato già prima, delle kermesse musicali, ne parlavamo a cena, le kermesse musicali di festival sono importantissime, mentre in ambito cinematografico, gli Oscar, un premio per tutte le figure, no? Quindi la visibilità la riceve chiunque, dal montatore, autore della fotografia, tutti quanti ricevono il loro momento di gloria, ecco questo. Per quanto riguarda le kermesse musicali italiane, cioè il Festival di Sanremo, noi non premiamo la canzone. Se premiassimo la canzone, premieremmo l'arrangiatore, il produttore musicale, l'ingegnere del suono, importantissimo, può distruggerlo un CD oppure renderlo magnifico. Premieremo tutte queste figure, invece di premiare solo il cantante, non è il Festival della canzone, è il Festival dei cantanti, che poi non sono manco più cantanti, cantano con l'autotune, non si capisce niente. Cioè è diventata una cosa che veramente proprio... Vabbè, comunque, no, punti di vista, quello non è un problema.
problemi in questo momento, mentre in ambito anglosassone i Grammy Awards sono veramente gli Oscar della musica, perché noi ai Grammy Awards abbiamo un premio per ognuna delle figure che concorrono alle elaborazioni, quindi l'interprete, emerge il fatto che l'interprete è l'ultimo tassello di tutta una catena molto complessa, ed è giusto che ognuno riceva il suo momento di visibilità, perché sono professionalità che non è che si acquisiscono dall'oggi al domani. C'è uno studio dietro, questi qui hanno studiato per una vita, un ingegnere del suono capace è una persona che ha studiato per decenni e che sa veramente come valorizzare. Basta. A cena, che una delle conseguenze che mi sono riflettuto dopo mentre lo stavo leggendo dalle tue pagine è che si perde così un pochino il concetto di autorialità e di sviluppo dello stile di un cantatore. Noi ci immaginiamo, pensiamo ai primi Guccini e gli ultimi suoi album dal punto di vista dell'arrangiamento, della qualità dell'arrangiamento, della tecnologia diversa di arrangiamento, così come anche degli album di André quando cantava pressoché all'inizio con chitarra e poco con quant'altro, e un disco come Anime Salve, no? Quindi cioè, spesso lo si pensa come un'evoluzione attivitabile solo all'atletismo o all'interesse, alla curiosità, alla capacità di cambiare quell'autore, mentre invece spesso, come dire, giustamente si legge nel libro, è una motivazione è il cambio di arrangiatore o il cambio di produttore. Per esempio, appunto, andando su David Bowie, per esempio, o Bowie, perché poi si capisce, ultimamente dicono tutti Bowie, prima era Bowie. David, David Bowie praticamente ha avuto il suo arrangiatore, fu Mick Ronson, questo chitarrista incredibile, morto prematuramente, ha arrangiato i primi quattro dischi di Bowie, quelli storici proprio, fino ad Aladdin Sane, 1974. È stato anche il produttore musicale di Lou Reed, e mica di un album così, di Transformer. Ora, senza Mick Ronson, che cacchio avrebbero fatto? No? Veramente lo dico, perché quando uno ascolta quei brani, quelle musiche, ascolta Mick Ronson, non ascolta di Bowie, poi il timbro di voce, tutto quello, i testi, ok, ma la musica è importantissima. Cioè, con qualsiasi altro tipo di musica, probabilmente non avrebbero raggiunto quel risultato. Quindi è importante capire questo, e quando parliamo di musica, parliamo di musica. Parliamo di parole, cioè, l'esempio di prima, diciamo, dovrebbe farci capire tanto in questo senso. E basta. Va bene? Così? Grazie. Grazie a tutti.